Sicuramente sai che il cioccolato viene fatto con il cacao, ma sicuramente non sai che esiste cacao e cacao. Ciao, io sono Chiara Tosi e su questo canale parlo di gusto. Se non mangi solo per nutrirti, ma anche per divertirti, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perderti tutte le pillole sul gusto. Bene, inauguriamo questo 2024, anzi a proposito, buon anno e buon proseguimento, parlando di cioccolato. Quindi ci prendiamo un po' una pausa dal formaggio e parliamo di cioccolato. Sì, perché durante queste feste di cioccolato ne abbiamo consumato molto e spesso non ci siamo resi conto della qualità del cioccolato che abbiamo mangiato. Eh già, perché sapere che il cacao non è tutto uguale può far cambiare completamente la nostra percezione sul cioccolato. Inoltre, è sempre bene sapere che il cioccolato e il cacao sono due alimenti diversi. Eh sì, perché il cioccolato può essere sia un ottimo alimento che un pessimo alimento a seconda degli ingredienti utilizzati nella sua preparazione. Mentre il cacao, che di solito viene consumato in polvere, è un ottimo alimento, ricco di nutrienti benefici per la salute, come per esempio polifenoli, antiossidanti e sali minerali. Sali minerali come il magnesio, il manganese, il rame e il ferro. Con questa pillola non voglio darti dei suggerimenti nutrizionali, ma ti voglio far riflettere su quello che può essere la qualità di questo cibo degli dèi. Ma allora, visto che il cacao è così benefico, perché non impariamo a conoscerlo meglio? Beh, oggi ti voglio parlare delle diverse famiglie di cacao. Sì, perché il cacao non è tutto uguale, ma ne esistono diverse varietà, più o meno pregiate, più o meno diffuse. E allora oggi cerchiamo di entrare più nel dettaglio di queste varietà. Prima però mi preme dirti che il cacao proviene dal frutto della pianta di cacao che si chiama Theobroma cacao. Questa pianta non è altro che un albero originario dell'America centrale e meridionale. Di questa pianta esistono diverse varietà botaniche, ma diciamo che possiamo raggruppare tutte queste varietà in tre gruppi principali. Vediamoli uno per uno. Ma mi raccomando, rimani fino alla fine di questa pillola perché ti svelerò come capire se la tavoletta di cioccolato che stai comprando è di qualità oppure no. E partiamo con la varietà di cacao più pregiata al mondo, che si chiama cacao criollo. Il cacao criollo è considerato il migliore al mondo per il suo aroma intenso e la sua bassa acidità. È una varietà rara e delicata che richiede molta cura nella coltivazione. Le fave di cacao criollo si distinguono perché sono di colore chiaro e hanno una forma allungata. Il cioccolato prodotto con questa varietà è abbastanza raro e solo pochi maestri cioccolatieri lo producono. Una tavoletta di cioccolato prodotta con cacao criollo è ovviamente più costosa delle altre, ma se sei un vero amante del gusto non puoi non assaggiarla ed averla nella tua dispensa. E se ci tieni a fare bella figura anche con gli amici o per un regalo particolare, questo, beh, è il cioccolato perfetto. Sapevi che questa tipologia di cacao era la più pregiata? Beh, fammelo sapere nei commenti. E se questo video ti sta piacendo, metti un like, così aiutiamo l'algoritmo a raggiungere ancora più golosi di cioccolata. Bene, ma ora proseguiamo con la seconda varietà. La seconda varietà è la varietà di cacao più utilizzata dall'industria del cioccolato e si chiama cacao forastero. È la varietà più diffusa al mondo e rappresenta circa il 90% della produzione mondiale di cacao. Beh, come potrai intuire, è una varietà resistente e facile da coltivare e quindi è per quello che è più diffusa. Ma dal punto di vista sensoriale, beh, ha un aroma meno intenso e un'acidità maggiore rispetto al cacao più pregiato.
Inoltre, le fave di cacao forastero si possono riconoscere perché sono caratterizzate da un colore scuro e hanno una forma più tondeggiante. Questo cacao, tranne alcune eccezioni, è il più economico tra tutti i cacao, pertanto trova largo uso in prodotti di pasticceria, in creme spalmabili e più in generale in prodotti in cui si dà maggiore importanza al prezzo rispetto alla qualità. Infatti, la maggior parte delle tavolette di cioccolato commerciali che trovi al supermercato, beh, sono prodotte con questo cacao. Ma veniamo al terzo gruppo, alla terza varietà di cacao, la varietà di cacao più intrigante, che è appunto la varietà di cacao che si chiama Trinitario. È intrigante perché è una varietà ibrida, cioè ottenuta dall'incrocio tra il cacao criollo e il cacao forastero. Beh, e questo cacao è caratterizzato dal punto di vista sensoriale da un aroma intenso e una bassa acidità, ma è meno pregiato del cacao criollo della prima varietà che abbiamo di cui abbiamo parlato. Le fave di cacao trinitario sono di colore medio e hanno una forma leggermente allungata. Questo cacao viene utilizzato spesso in combinazione con il cacao forastero per elevarne la qualità di quest'ultimo. Però è anche bene sottolineare che alcune tipologie di trinitario sono molto pregiate e particolarmente ricche dal punto di vista sensoriale. Beh, direi che se ti piace il cioccolato non puoi non conoscere questa varietà di cacao, perché oltre a regalare una piacevole esperienza gustativa è perfetto anche per tutte le tasche. Quindi, ricapitolando, le varietà di cacao si differenziano per il loro aroma, la loro acidità e il loro colore. Il cacao criollo è il più pregiato per il suo aroma intenso e la sua bassa acidità, mentre il cacao forastero è il più diffuso, ma ha un aroma meno intenso e una maggiore acidità. Il cacao trinitario è nel mezzo, è una varietà ibrida che combina le caratteristiche del cacao criollo e del cacao forastero. Ma veniamo al consiglio pratico. Come faccio a capire se la tavoletta che sto scegliendo è di qualità o no? E con quale varietà di cacao è prodotta? Beh, alla luce di quello che ci siamo detti fino qui, la prima cosa che devi guardare in una tavoletta di cioccolato è quindi la varietà di cacao utilizzata per produrla. Alcuni di voi mi diranno: beh, ma io non trovo scritto sulla tavoletta, sulla confezione, la varietà di cacao che è stata utilizzata per produrla. So infatti che spesso non viene riportata, e quindi cosa possiamo fare? Cosa possiamo dedurre? Beh, possiamo dedurre che il cacao utilizzato sia forastero. Sì, perché se fosse prodotta con un cacao di maggiore qualità, il produttore, beh, avrebbe tutto l'interesse ad indicarlo in etichetta. Perché rappresenterebbe un vanto, un elemento positivo che va a giustificare anche il prezzo maggiorato di quella tavoletta. Quindi, morale della favola, quando la cioccolata è prodotta con cacao criollo, puoi star certo che viene ben evidenziato in etichetta e sul packaging e su tutto il marketing e la comunicazione del prodotto. E poi ci sono altri elementi che mi possono aiutare a capire la qualità del cioccolato che sto scegliendo? Sì, non finisce qui. Infatti, la seconda cosa che devi guardare in una tavoletta è la lista degli ingredienti. Sì, perché la tavoletta di maggiore qualità non ha oli, lecitina, aromi vari o altri elementi che esulano dal mondo del cacao, ma solo massa di cacao, burro di cacao e zucchero. E poi ricorda che più è alta la percentuale di cacao, più la cioccolata sarà salutare e benefica. Bene, e anche per questa pillola siamo giunti al termine. Fammi sapere nei commenti se hai già assaggiato il cacao criollo o se ti ho incuriosito un po' e quindi lo assaggerai. E se vuoi sapere qualcosa in più sul cioccolato, beh, guarda questo video, sicuramente ti sarà utile. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto, metti un bel mi piace, così mi incoraggi a farne degli altri. E ora io ti saluto come sempre, esortandoti ad assaggiare, assaggiare, assaggiare. Ciao!